Simone Ruggiati ufficializza la storia d'amore con Adama Erbrinis, la modella marocchina accostata in passato a Matteo Salvini. Intervistato dalla rivista Intimità, il noto chef televisivo conferma di essere innamorato e rivela che trascorrerà parte delle ferie natalizie proprio con la sua nuova fiamma. Dopo Natale, però, non mi fermerà nessuno. Avrò 20 giorni liberi e me li godrò tutti. Insieme con Alam, naturalmente. Alam è la donna che ha sostituito Carla Cruz nel suo cuore. Bellissima modella marocchina, Alam è molto apprezzata sui social dove mostra con orgoglio le generose doti fisiche delle quali è provvista. Ci siamo incontrati una sera in un locale dove lei lavorava come ragazza immagine, racconta Ruggiati che rivela di averla notata per un motivo preciso. Come lui, anche Alam sembrava persa nei suoi pensieri, per niente intrigata dall'atmosfera di festa dalla quale era circondata. Non ero dell'umore migliore, avevo da poco chiuso una storia e non volevo saperne di donne. Stavo lì a rimuginare sugli ultimi 3 anni buttati via, quando mi sono accorto di lei. L'ho notata perché aveva un po' il mio stesso atteggiamento, non sorrideva, non parlava con nessuno, è stata una cosa strana, come se, a un certo punto, fosse andata via la musica e mi sono avvicinato e abbiamo fatto due chiacchiere. Ci siamo rivisti la settimana dopo, ma lei, all'inizio, non è che mi considerasse più di tanto e sì, anche se tra noi c'è una bella differenza di età, stiamo molto bene insieme. Alam mi dà sicurezza. La sicurezza è proprio ciò che Simone cerca. Dopo la fine della storia con la Cruz, che confessò a fanpage.it di averlo lasciato pochi mesi prima di entrare nella casa del grande fratello VIP, lo chef ha preferito procedere con maggiore cautela rispetto al passato. Quella storia deve averlo segnato, soprattutto considerata la delusione che le sue parole non tentano nemmeno di celare. In passato ho fatto qualche disastro. Non volevo legami e lo dicevo chiaramente, ma, poi, chissà perché, venivo sempre frainteso. Negli ultimi anni, invece, più che altro sono state le femmine a sciupare me. Mi sono dedicato a donne che non mi meritavano, che mi hanno ingannato. E se c'è una cosa che non sopporto sono proprio le bugie. Per questo ora, all'inizio, metto sotto pressione la ragazza che mi interessa, voglio sapere tutto di lei, capire che tipo è e non voglio più rimanerci male. Chi se ne frega?